Nel suo genere è una mostra unica perché si propone di indagare nell'intimo del lavoro dell'artista e con 40 opere esposte ripercorre i momenti principali della sua carriera. David LaChapelle, ospitato fino al 6 marzo nella Cappella Palatina del Maschio Angioino, è uno degli artisti più influenti del panorama contemporaneo, soprattutto per l'aspirazione a dialogare con il Rinascimento, consentendo all'artificio del classicismo di leggere paure, desideri e ossessioni di oggi. E così Deluge si immerge in un nuovo diluvio biblico a Las Vegas. Rape of Africa tramuta Naomi Campbell in una Venere botticelliana nel fondo delle miniere d'oro africane. Le nature morte di Landscape e Gas montano un prospetto oggettivato con materiali di risulta presi in raffinerie di petrolio e stazioni di servizio che assurgono a reliquie sopra la terra che viene rivendicata dalla natura. Fra le opere, con alcune mai esposte prima, troviamo anche i negativi fotografici che LaChapelle dipinse manualmente negli anni Ottanta, un tempo di riflessione sulla caducità legata all'epidemia di AIDS, inserite per la prima volta in un contesto site-specific che rivela il concetto di installazione studiato appositamente per la città. Mentre opera simbolo della mostra è Behold, nella quale il fotografo viene come catturato dalla ricerca di spiritualità. Un grande artista internazionale. Noi stiamo lavorando e lavoreremo sempre di più per rafforzare la dimensione internazionale anche dell'offerta culturale della nostra città. Il fatto che un artista abbia scelto, importante come LaChapelle, abbia scelto Napoli per questa installazione, un luogo simbolico, iconico per la città come la Cappella Palatina del Maschio Angioino, rappresenta sicuramente un segnale molto positivo di una stagione che vuole mettere la cultura al centro del futuro della città. I'm very honored and excited to be showing here, to be showing in this ancient cathedral. It's been really exciting, new way to show the work. Very fragile on these stone walls that have the sort of permanent with the fragile, which I think kind of mirrors our life right now. It's very exciting to be also in the city, which is so vibrant and so full of life, and yet has a strong spiritual aspect to the city. On almost every corner you see an altar, and so it has this vibrancy and this life and this sort of incredible history, and it's not a tourist city. It's a real alive city, living in the present and dealing with all the issues. And it's just wonderful to be here. E credo che sia molto interessante che questo venga fatto a Napoli, come lui ha ricordato nella conferenza stampa, una città che vibra di energia e di cultura in ogni suo posto, ma anche una città che ha tanta umanità, e quindi questa lettura è molto interessante. Dunque, attraverso l'arte e la cultura ancora una volta si può salvare l'umanità. Sì, attraverso l'arte sicuramente si può riscattare l'umanità e la cultura, e sicuramente Napoli è un luogo ideale per fare questo.